La croce dà il giusto livello alla mente umana. Cosa dà il giusto livello alla mente umana? È la croce del Calvario. Guardando a Gesù, che è l'autore e il compitore della nostra fede, tutto il desiderio di autoglorificazione viene deposto nella polvere. Arriva, come vediamo bene, uno spirito di autoabbassamento che promuove la bassezza e l'umiltà d'animo. Contemplando la croce siamo in grado di vedere la meravigliosa disposizione che ha portato ad ogni credente. Dio in Cristo, se visto bene, livellerà l'esaltazione e l'orgoglio umano. Non ci sarà esaltazione di sé, ma ci sarà vera umiltà. L'uomo è reso completo in Cristo. Cristo porta i suoi discepoli in un'unione vivente con se stesso e con il Padre. Attraverso l'opera dello Spirito Santo sulla mente umana, l'uomo è reso completo in Cristo Gesù. L'unità con Cristo stabilisce un legame di unità con gli altri. Questa unità è la prova più convincente per il mondo della maestà e della virtù di Cristo e del suo potere di togliere il peccato. Solo Dio può elevare l'uomo nel valore morale. Il valore dell'uomo come Dio lo stima è attraverso la sua unione con Cristo, poiché Dio è l'unico in grado di elevare l'uomo nella scala del valore morale attraverso la giustizia di Cristo. L'onore e la grandezza mondana hanno solo il valore che il Creatore dell'uomo attribuisce loro. La loro saggezza è stoltezza, la loro forza debolezza. L'egoismo e i suoi frutti. L'egoismo è l'essenza della depravazione e poiché gli esseri umani hanno ceduto al suo potere, oggi nel mondo si vede l'opposto della fedeltà a Dio. Nazioni, famiglie e individui sono pieni di un desiderio di fare di se stessi un centro. L'uomo desidera dominare i suoi simili, separando se stesso nel suo egoismo da Dio e dai suoi simili, segue le sue inclinazioni sfrenate. Agisce come se il bene degli altri dipendesse dalla loro sottomissione alla sua supremazia. La vittoria può essere ottenuta. Attraverso la coltivazione di principi giusti, l'uomo può ottenere la vittoria sulle tendenze al male. Se è obbediente alla legge di Dio, i sensi non sono più deformati e contorti, le facoltà non sono più pervertite e sprecate per essere esercitate su oggetti che hanno il carattere di allontanare da Dio. Nella e attraverso la grazia concessa dal cielo, le parole, i pensieri e le energie possono essere purificati. Un nuovo carattere può essere formato e lo svilimento del peccato può essere superato. Una mente vacillante è l'inizio della tentazione. L'inizio del cedimento alla tentazione è nel peccato di permettere alla mente di vacillare, di essere incoerente nella fiducia in Dio. Il malvagio è sempre alla ricerca di un'occasione per travisare Dio e per attirare la mente a ciò che è proibito. Se può, fisserà la mente sulle cose del mondo, cercherà di eccitare le emozioni, di suscitare le passioni, di fissare gli affetti su ciò che non è per il vostro bene, ma sta a voi tenere sotto controllo ogni emozione e passione, in tranquilla sottomissione alla ragione e alla coscienza. Allora Satana perde il suo potere di controllare la mente. L'opera a cui Cristo ci chiama è l'opera di conquista progressiva sul male spirituale nel nostro carattere. Le tendenze naturali devono essere superate. L'appetito e la passione devono essere vinti e la volontà deve essere posta interamente dalla parte di Cristo. Nessuno deve disperare a causa delle tendenze ereditate. Satana è sempre allerta per ingannare e fuorviare. Sta usando ogni incantesimo per attirare gli uomini sulla larga strada della disubbidienza. Lavora per confondere i sensi con sentimenti erronei e rimuovere i punti di riferimento mettendo la sua falsa iscrizione sui cartelli che Dio ha stabilito per indicare la giusta via. È perché queste agenzie malvagie si sforzano di eclissare ogni raggio di luce dall'anima che gli esseri celesti sono designati a svolgere il loro lavoro di ministero per guidare, custodire e controllare coloro che saranno eredi della salvezza. Nessuno deve disperare a causa delle tendenze ereditate
al male, ma quando lo Spirito di Dio condanna al peccato, il malfattore deve pentirsi, confessare e abbandonare il male. Sentinelle fedeli sono in guardia per dirigere le anime sui giusti sentieri. Partecipare al peccato attraverso l'associazione. L'anima che è stata fuorviata da influenze sbagliate ed è diventata partecipe del peccato attraverso l'associazione con altri per fare il contrario della mente e del carattere di Dio non deve disperare. Tale era infatti il sommo sacerdote che ci occorreva, santo, innocente, senza macchia, separato dai peccatori ed elevato sopra i cieli. Ebrei 7:26. Cristo non è solo sacerdote e intercessore per i nostri peccati. Egli è anche l'offerta. Egli offrì se stesso una volta per tutti. L'opera di Satana per scoraggiare, quella di Cristo per ispirare speranza. Non riconoscere nemmeno per un momento che le tentazioni di Satana siano in armonia con la tua mente. Allontanati da esse come faresti con l'avversario stesso. L'opera di Satana è di scoraggiare l'anima, l'opera di Cristo è di ispirare il cuore con la fede e la speranza. Satana cerca di turbare la nostra fiducia, ci dice che le nostre speranze sono costruite su false premesse piuttosto che sulla parola sicura e immutabile di colui che non può mentire. Un rimedio per ogni classe di tentazioni. Per ogni classe di tentazioni c'è un rimedio. Non siamo lasciati a noi stessi a combattere la battaglia contro noi stessi e la nostra natura peccaminosa con le nostre forze limitate. Gesù è un potente aiutante, un sostegno infallibile. Nessuno deve fallire o scoraggiarsi quando una disposizione così ampia è stata fatta per noi. Il sangue di Cristo è l'unico rimedio. La legge di Geova è estremamente ampia. Gesù dichiarò chiaramente ai suoi discepoli che questa santa legge di Dio può essere violata anche nei pensieri, nei sentimenti e nei desideri, oltre che nelle parole e nelle azioni. Il cuore che ama Dio in modo supremo non sarà in alcun modo incline a restringere i suoi precetti alle più piccole pretese possibili. Ma l'anima obbediente e leale renderà volentieri piena obbedienza spirituale quando la legge sarà vista nella sua potenza spirituale. Allora i comandamenti arriveranno all'anima nella loro vera forza. Il peccato apparirà estremamente peccaminoso. Non c'è più autogiustizia, autostima, autoonore. L'autosicurezza è sparita. Il risultato è una profonda convinzione del peccato e il disprezzo di sé. E l'anima, nel suo disperato senso di pericolo, si aggrappa al sangue dell'agnello di Dio come suo unico rimedio.